Buona domenica e bentornati al consueto appuntamento con le novità a fumetti della settimana. Cominciamo subito, come sempre, con la DC, con il numero 60 di Batman. All'interno troviamo il numero 59 della serie americana di Batman, con la seconda parte di Ali da Rapace, una storia di Tom King disegnata da Michael Janin. Sul numero 992 di Detective Comics continua invece Sfregiare il volto, con la parte 5. Ai testi James Robinson, ai disegni Carine di Giandomenico. Chiude l'albo il numero 26 di Batgirl, comincia una nuova saga, L'arte del crimine, con la sua prima parte A terra. Ai testi Margaret Scott, ai disegni Paul Pelletier, che mi piace parecchio. Numero 60 per Flash. All'interno il 59 della serie americana di Flash, con la parte 2 di Alla ricerca della forza, scritta da Joshua Williamson, disegnata da Rafa Sandoval. Numero 46 per Green Arrow, con la storia Battuta di caccia, ospite speciale Black Canary, scritta da Julie e Shauna Branson, disegnata da German Peralta. Chiude l'albo Aquaman 42 con un tie-in di Terra sommersa, scritto da Dan Abnett e disegnato da Lan Medina. Torna dopo una lunga attesa Doomsday Clock con il numero 5. Continua l'importantissima saga scritta da Geoff Johns e disegnata da Gary Frank con il capitolo 5 Non c'è alcun dio. Salutiamo la DC con un albo speciale e costoso. È uscito infatti Batman Dannato. All'interno contiene il primo capitolo di Batman Damned, una storia scritta da Brian Azzarello e disegnata da Lee Bermejo. Il formato è prestigioso, di buona qualità, è più grande di un albo normale, però forse 7,95€ per 48 pagine sono un po' tantine per il mercato italiano. Ma che vogliamo farci? Passiamo quindi alla Marvel con il primo numero del rilancio di Daredevil. Con il numero 94 della vecchia numerazione, riparte infatti da 1, all'interno il primo capitolo di Conosci la paura, scritta da Chip Zdarsky e disegnata da Marco Checchetto. Interessante, ne parleremo a breve. Numero speciale per Wolverine, con il numero 58 della sua serie regolare. Numero speciale in versione Panini ovviamente, quindi con meno pagine e un rapporto qualità-prezzo peggiore. Che bello! Contiene comunque il primo episodio di Wolverine The Long Night, una storia tratta da un podcast Marvel, scritta da Benjamin Percy e disegnata da Marcio Takara. Numero 12 per l'immortale Hulk, continuano le storie all'inferno del gigante di Giada. Episodio 12, intitolato Tutto in quel giorno, ai testi sempre Al Ewing, ai disegni Joe Bennett, più l'ospite speciale Eric Nguyen. Numero 11 per il Dottor Strange, seconda parte della saga Il Debito, ai testi Mark Waid, ai disegni Jesus Saiz e Javier Pina, o Pina, non lo so. Numero 3 per Captain Marvel, che tra l'altro credo fosse uscito settimana scorsa. Terza parte della saga Rientro, Kelly Thompson ai testi, Carmen Carnero ai disegni. Tornano anche i Champions con il numero 18, ora in versione volumetto, già dal numero scorso se non sbaglio. All'interno troviamo una storia dal sapore fantasy ambientata a Weird World, la stramba dimensione pseudo-fantasy della Marvel. È tratta dai numeri dal 25 al 27, è scritta da Jim Zub, è disegnata da Sini Izaskse e Max Dunbar. In coda troviamo anche il primo lungo annual della serie, sempre scritto da Jim Zub con l'aiuto di Nila Inuksuk, ai disegni Marcus To, una storia intitolata La luce del Nord. Torna anche La spada selvaggia di Conan, con il numero 2. Anche questo temo non sia uscito questa settimana, forse la scorsa. Boh, ma in fumetteria mi avevano fatto casino e quindi l'ho dovuto recuperare manualmente. Contiene i capitoli 2 e 3 della setta di Kogatum, Chiedilo a Krom e l'assedio di Keshatta, ai testi Jerry Duggan, ai disegni Ron Garney. Lasciamo la Marvel, ma non la Panini, con il numero 65 di Ratman Gigante, che contiene la quinta parte dell'esologia di New York, non solo un'ottima storia di Ratman, ma anche un vero e proprio omaggio ai fumetti Marvel, come potete notare anche dalla copertina. Passiamo a Salda Press con il numero 27 di Aliens, che torna ad essere Aliens vs Predator con i primi due episodi di AVP Three World War, la guerra dei tre mondi, una storia del 2010 scritta da Randall Stradley e disegnata dal grandissimo Rick Leonardi. Numero 10 invece per Predator. All'interno troviamo la conclusione della saga Prede e Predatori con l'episodio 4, scritta da John Arcudi e disegnata da Javier Saltares. Chiude l'albo una storia speciale, Ricetta Cajun, di Brian McDonald e Mitch Byrd. Sempre da Saldapress ho recuperato Birthright volume 7, che credo di essermi perso forse un mesetto fa. Continua la saga fantasy di Joshua Williamson disegnata da Andrei Bresson. Questo volume contiene gli episodi dal 26 al 30. Magic Press ci porta invece il conclusivo numero 9 di Abe Sapiens. Questo volume recupera alcune storie autoconclusive inedite che non erano ancora state raccolte in volume. Ai testi troviamo Mike Mignola, Scott Ellie e John Arcudi, mentre ai disegni Michael Avon Homings, Juan Ferreira, Kevin Nolan, Alice Gluskova, Santiago Caruso e Mark Nelson.
ma passiamo rapidamente ai manga. Star Comics ci porta per prima cosa il secondo numero di Eden's Zero, che si conferma essere la solita storia della Fairy Tail. Hiro Mashima non mi dispiace, ma trovo che manchi sempre quel qualcosina per farlo sfondare davvero. Numero 20 per My Hero Academia. Continua la saga di supereroi, scritta e disegnata da Koei Hirokoshi, sempre piacevole. Panini ci porta invece il settimo numero di Boruto, il seguito di Naruto, da un'idea di Masashi Kishimoto, disegni di Mikio Ikemoto e storia di Yukio Kodachi. Chiudiamo con un cofanettone, è finalmente uscito Cyborg 009 God's War. Questa è la conclusione della lunga saga dei Cyborg, scritta da Shotaro Ishimori e raccolta da J-Pop in ben 27 volumetti usciti qualche anno fa. Purtroppo però Ishimori non è riuscito a completare la sua storia, ma gli appunti che ha passato a Joe Nedora hanno permesso di realizzare questi numeri. Sono 5 volumetti, scritti e disegnati da Sugar Sato, Masao Ayase e la Ishimori Production, e sinceramente non vedevo l'ora di metterci sopra le mani. Bene, direi che con questo è tutto. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Noi ci vediamo al più presto con un nuovo colazione a fumetti. Ciao!